Attilio Solinas, consigliere regionale articolo 1 MDP. Nestlé, 364 licenziamenti annunciati. Le istituzioni regionali intervengono in maniera tiepida e si può avere un intervento da parte delle istituzioni regionali più pregnante per questa vera sciagura per la città di Perugia e la regione Umbria? La regione anche oggi è presente a un tavolo di contrattazione al Ministero dello Sviluppo Economico, penso che abbia fatto il suo dovere, purtroppo qui ci sono di mezzo delle logiche incomprensibili di una grande multinazionale che vuole tagliare 364 posti di lavoro disattendendo completamente degli impegni presi mesi fa che prevedevano 60 milioni di euro di investimento, la commercializzazione dei prodotti perugina che sono di altissima qualità, in particolare la cioccolata in bacio a livello commercializzazione a livello globale, cosa che si può tranquillamente permettere una multinazionale forte come Nestlé appunto, e è stato tutto disatteso per logiche interne, per meccanismi interni che puntano alla questione finanziaria della Nestlé, e questa è una cosa assolutamente incongrua e non comprensibile. Io penso che la qualità sia inequivocabile, quindi si possa tranquillamente ragionare su un effettivo rilancio del prodotto a livello dei mercati globali per mantenere la produzione sempre attiva tutto l'anno. La città di Perugia e tutta l'Umbria devono essere vicino a questi lavoratori che protestano oggi, che scioperano, perché è una questione morale, una questione etica che riguarda la nostra cittadinanza. È un vulnus, è una ferita che si apre ad opera di una grande azienda che disattende a degli impegni e che invece dovrebbe rispettarli garantendo quello che è la dignità, la primaria, prioritaria dignità, che è quella dei posti di lavoro. E dietro ci sono tante famiglie anche vicino a questi 364 lavoratori che rischiano il posto. Quindi insomma, io sono qui proprio anche come perugino, non solo come esponente delle istituzioni, perché la Perugina è la mia fabbrica della mia città.